L'Aquila torna a casa dopo la vittoria di Fano e lo fa con il neo trainer Roberto Cappellacci, costretto però ad accomodarsi in tribuna per alcuni ritardi relativi al tesseramento. E allora a guidare il rosso-blu c'è Durastante, mister in seconda anche nell'era Epifani. L'Aquila non cambia uomini a setto, con l'unica novità legata alla presenza di Bellardinelli in linea di difesa al posto di Lorenzoni, che ben si era comportato al Mancini nel turno infrasettimanale di Ogni Santi. 4-3-3 senza sorprese, col tridente Sarrizzu, Galesio, Banegas e linea mediana formata da Wali, Del Pinto e Angiulli, con quest'ultimo che si scambia la posizione con l'ex Benevento andando a fare la mezzala. Dall'altra parte il Sora arriva al Gran Sasso con soli 2 punti di ritardo rispetto ai padroni di casa, con circa 250 tifosi al seguito dopo il 2-2 di mercoledì con l'Atletico Ascoli. Fischia Petraglione di Termoli, con Gorgoglione e Lovecchio a sbandierare. In 1 minuto e mezzo, dal 5:30 al settimo, i laziali ci provano per ben 2 volte, prima con Di Giglio che sfrutta un buco sulla tre quarti, ma la sfera esce fuori dallo specchio e poco dopo è Trivelli a impensierire Michelin, che per sua fortuna trova solo compagni di squadra pronti a raccogliere una sua presa imperfetta. La risposta aquilana arriva al minuto 23, quando Aggiulli col piede debole prova a sfruttare un rimpallo dal limite dell'area, ma il destro genera solo applausi senza sporcare il tabellino di gara. 1 minuto dopo la mezz'ora l'Aquila crea l'occasione migliore col solito Sarrizzu, che scappa via al suo avversario sull'out di sinistra, e appena sul fondo immediato l'assist per Galesio, che come a Fano trova il piattone, ma stavolta la sfera esce di pochissimo sul primo palo. Al 34esimo ci prova anche Banegas, ma il suo mancino ha poca forza pur trovando lo specchio, ma Crispino non corre rischi particolari. Passano 2 minuti e una scorribanda di Sarrizzu genera il primo corner del match, con un tiro cross che Crispino deve sventare. Sull'angolo seguente Brunetti può colpire di testa in mischia, ma il pallone supera di pochissimo la traversa del Sora. L'Aquila continua a premere, stavolta da destra Banegas vede Angiulli al limite dell'area, il 6 si aggiusta il pallone col sinistro, mira l'obiettivo avversario, la palla esce di poco rispetto al palo alla sinistra di Crispino. Termina così la prima frazione col risultato fermo sullo 0-0. Sora più brillante nei primi 15 minuti, poi l'Aquila che prende il pallino in mano senza però riuscire a sbloccare una gara complicata come da previsione. L'Aquila rientra in campo con gli stessi effettivi, mentre il Sora lascia sotto la doccia Gagliardi, dando spazio a Mascella. Al 60esimo Durastante fa il doppio cambio con Mantini e Alessandretti, che prendono il posto di Angiulli e Cassese, rimanendo col 4-3-3, ma dopo 12 minuti l'Aquila è costretta all'inferiorità numerica quando Wali si becca il secondo giallo per un'infrazione a centrocampo. E allora il nuovo disegno tattico vede rossoblu col 4-4-1, col solo Galesio a lottare in zona offensiva. L'Aquila va in difficoltà e il Sola prova a far male dalla distanza, quando Girillo prende la mira e con un destro violentissimo coglie il palo pieno con Michelin battuto. Il Sora preme ancora, anche se i bianconeri trovano le conclusioni solo dalla distanza, con Gubellini che col destro mette i brividi ai 2500 tifosi rossoblu. Ma nel momento più complicato l'Aquila la sblocca. La percussione di Carbonelli scombussola i piani difensivi di Campolo, col numero 11 che da prima viene murato, poi il pallone carambola nei pressi di Banegas, che dopo un rimpallo trova lo spiraglio giusto per rompere gli equilibri del match. Esplode il Gran Sasso d'Italia con un grido liberatorio oramai insperato. Ora è lotta greco-romana col Sora che a testa bassa va a cercare la feritoia migliore, ma l'Aquila non molla la concentrazione al cospetto di un avversario ferito dalla zampata del Pocio. Alessandretti fa muro sulla conclusione di Cancelli, facendo capire che c'è bisogno di altro per scalfire la porta rossoblu. L'Aquila regge fino al 95esimo, conquistando una vittoria dall'inestimabile valore, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Domenica si va a Fossombrone con la certezza, forse, di avere superato il momento più buio.